Alberto Crespi, direttore di Narni Via del Cinema. Siamo arrivati all'edizione numero 29. Bisognerà inventarsi qualche cosa di bello per la prossima, che sarà il trentennale, la trentesima edizione. Sembra incredibile essere ancora qui a mostrare al pubblico i film restaurati sul grande schermo, a distanza di 29 anni da quando l'allora sindaco Annesi di Narni, sulla spinta del Ministero dei Beni Culturali, dove allora c'era Walter Veltroni, partecipò alla campagna lanciata dal Ministero Adotta un film. Il comune di Narni finanziò il restauro di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica e cominciò questo festival che all'inizio era diretto da Giuliano Montaldo, il grande regista che ancora, anche se un po' a distanza, ci segue, ci vuol bene e ci giudica. E, ecco, 30 anni fa nemmeno c'erano forse i film per andare avanti per tanti anni. Perché poi invece in questi tre decenni il restauro è diventato una cosa importante sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista industriale, nel senso che è un lavoro serio fatto dalle cineteche di tutto il mondo, in Italia dalla Cineteca Nazionale e dalla Cineteca di Bologna. Ed è un lavoro sempre più importante, tant'è vero che, non per copiare Narni, per carità, ma dopo Narni anche festival come Cannes, come Venezia, come Berlino hanno creato le proprie sezioni di classici restaurati, per cui insomma essere seguiti da Cannes e da Venezia è una bella soddisfazione. Allora entriamo nel programma di questa 29esima edizione, cosa bolle in pentola, anzi cosa hai preparato? Dunque, è un'edizione in cui ci sono un po' più film di genere rispetto al passato. Apriamo con Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo con Gastone Moschini e Barbara Boucher, che è uno dei prototipi del poliziesco italiano, del noir di quegli anni, degli anni 70, ed è un film che credo al pubblico farà piacere rivedere sul grande schermo. E poi due commedie molto divertenti che è giusto mostrare: La voglia matta di Luciano Salce e Teresa la ladra di Carlo Di Palma, che è uno dei film che hanno creato il mito della grande diva Monica Vitti. Poi ci sono invece due grandi film d'autore, come nella tradizione, ma di autori viventi. Faremo Il ladro di bambini di Gianni Amelio, che verrà finalmente a presentare un film suo, e Sogni d'oro di Nanni Moretti, che purtroppo non ce la farà venire stavolta. Sono due registi che sono venuti tante volte a Narni. E poi avremo una serata un po' speciale in onore di Italo Calvino. È il centenario della nascita, Italo Calvino era del 1923, Calvino ha avuto rapporti non troppo frequenti, ma importanti con il cinema. Trasmetteremo due episodi, ovvero L'avventura di un soldato, che è anche la prima regia di Nino Manfredi, che è anche protagonista, e l'episodio di Boccaccio 70, che si intitola Renzo e Luciana, a cui Calvino lavorò, e che è l'episodio diretto da Mario Monicelli. La cosa curiosa di questo episodio è che originariamente, quando Boccaccio 70 uscì nel 62, quell'episodio fu tolto perché il film era venuto troppo lungo e gli altri tre episodi erano girati da tre nomi del calibro di Vittorio De Sica, Federico Fellini e Luchino Visconti. E allora il povero Monicelli, manzoniano vaso di coccio tra vasi di ferro, venne escluso. Ma poi per fortuna l'episodio è stato recuperato, è molto bello e quest'anno avremo occasione di mostrarlo. Ospiti ogni anno, dalla prima edizione ad oggi, tanti grandi firme hanno preso parte in qualità di ospiti nel preserata. Quest'anno c'è un attore che io lo ritengo importante, Valerio Mastandrea, che insomma sì. Va a leggere il curriculum, qualcosa come 70 film nel giro di quanti anni? Pochi. Beh, giovane, sostanzialmente. Valerio, ecco. Lavorerà da una ventina d'anni. E quindi che credo anche a livello commerciale richiamerà, perché comunque è un attore molto attuale. Poi altri personaggi che intanto avremo. Intanto ci tengo a dire che Valerio non è in uno dei film che programmiamo. No, verrà. Viene perché mi dicono che ha preso casa a Narni. Quindi vi capiterà di. Questa è la novità che possiamo dare ai nostri. Vi capiterà di incrociarlo al supermercato o al bar. E viene volentieri a vedere com'è questa manifestazione. Viene per la serata di Italo Calvino. E poi appunto tornerà Gianni Amelio per parlare, come dicevo, finalmente. Del suo. Di un suo film e poi tanti altri ospiti che vedremo di serata in serata. Beh, avremo occasione poi di rincontrarci, quantomeno
di fare un bilancio alla fine di questa e poi cominciare a guardare all'edizione numero 30, perché già entrare negli Enta, come dicevi prima, insomma, chi se lo sarebbe aspettato, no? Puntiamo agli Anta, naturalmente. Beh, certo, agli Anta dopo, ma agli Anta quelli che vanno fino a 100, perché dopo agliento. Una volta entrare, esatto, quelli che vanno con qualcun altro come direttore. Beh, no, perché l'entusiasmo, le competenze, la bravura, il talento, la capacità, la conoscenza, insomma. Sì. Però tra 70 anni non so se sarà ancora in buona forma. E poi la passione, direttore, noi quando stiamo fuori dietro le quinte ci capita di parlare, no, di film, e condividiamo una passione che credo che quella sia poi alla base di una professione importante come la tua, perché certo. Ma soprattutto la passione è alla base di questo festival. La passione consiste nel mostrare, nel condividere, nel proporre questi grandi film al pubblico, sperando di creare altre passioni. Bene, allora, in bocca al lupo. Crepi. E andiamo avanti. Viva il lupo.